Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo nuovo Vlogmax! Ho fatto la lavatrice. Ho fatto la lavatrice e l'ho stesa, ma è una cosa tremenda, ragazzi. Cioè, praticamente la lavatrice mi è durata tipo 2 ore e mezza, ma tantissimo. E poi ho steso i panni, ma ho visto che non sono tutti puliti. Comunque sto un po' in crisi perché non so fare la lavatrice. Fa, datemi dei consigli, sto in crisi. Ma poi quanti panni? Cioè, ho fatto una lavatrice, ma ne devo fare minimo altre due. Oddio, ce la posso fare. E allora, voglio girare sto pezzettino che Max non c'è, sta sopra, quindi parlo a bassa voce per non fargli sentire, perché praticamente nell'ultimo vlogmas che abbiamo fatto, che sono finiti, perché comunque il 31 dicembre dovevano finire, quindi per tutto il mese di dicembre, e in tante tante sta la videocamera perché ho appena finito di girarmi il video. E in pratica quello che vi volevo dire era che in tante tante ci avete detto che vi piacciono questi videoblog, vi siete dispiaciute per il fatto che fossero finiti, quindi io ho preso la decisione che comunque continuerò a farli, insomma, però non con la frequenza che ho fatto prima, quindi che li caricavo ogni giorno, e soprattutto perché voglio lasciare spazio anche a tutti i video che facevo sempre, che continuerò a fare, quindi le ricette cosmetiche ogni tanto, recensioni di prodotti bio, prodotti al supermercato, e la domenica il video con mia sorella. Quindi lascerò tutto ciò e caricherò quindi negli spazi vuoti qualche vlog ogni tanto, insomma, quando avrò qualcosa di divertente da farvi vedere. Fin quando Max non mi manda a quel paese, insomma, io registro, quindi a sua insaputa dico questa cosa, ho preso questa decisione senza dirglielo. E però voi siete state dolcissime, che veramente veramente ci avete riempito di complimenti, di commenti, anche a lui hanno fatto tanto tanto piacere, quindi vi ringrazio tanto. E man mano si sta sciogliendo davanti alla videocamera, quindi sono felicissima. E quindi sul mio canale troverete alla fine un video al giorno tra recensioni, vlog, eccetera. Cerco di caricare quasi un video al giorno, insomma, quindi oltre al fatto che continuo a caricare anche sul mio secondo canale il video il mercoledì e giovedì. Quindi le ricette di cucina, sempre con mia sorella, ma anche recensioni di prodotti, vlog al supermercato, dobbiamo ricominciare a farne, quindi tante tante cose belle. Cioè, sono passata da casa a prendermi l'insalata, perché mio padre sapete che fa l'insalata dell'orticello. Qua c'è Minù, vabbè. Ciao Minù che dorme. E guardate qua, c'è l'insalata di mio padre, ancora col verme, c'è qua ste verme, guardate. C'è una lumaca, un verme, che roba è? Comunque mi sa tanto di sano, guardate qua. Cioè è una roba incredibile perché noi non usiamo concime, è tutto completamente bio, anzi più bio di così. Sotto ci sono anche i finocchi, guardate i finocchi, c'è anche se non erro il cavolo, tante cose buone buone. Ah, e lui mi mangiucchia, pensa che io sono il suo osso. Ah, che tra l'altro c'ho lo smalto un po' tolto, un po' messo. Faccio pena, ma non ho avuto il tempo di cambiarlo, ma lui mi mangiucchia. Davvero mi ha preso per un osso stasera? Che accanimento, mi mangio. È da un'ora che mi mastichi. Vuole invece tranquillo. E tu mi mastichi, basta. Ah, di nuovo. Madonna, l'uomo. Continua. Ma chi stai rosicando all'osso? Sono il tuo osso? Oh vabbè, si accanisce proprio. Ma come sei saporita? Dammi un bacino. Bacino, oh, pure un bacino, me lo dai un bacino. Ma e poi mi mangia. Troppo bello, mia mamma mi ha preparato questi contorni, bellissimo, una cosa troppo bella quando mi prepara le verdure del nostro orto, le lava, le pulisce, le cuoce, me le dà i broccoli, buonissimi, super bio, qua la verza, non so se si chiama così, noi la chiamiamo verza, e poi qua abbiamo il cavolo e le carote. Adoro troppo, cioè io amo le verdure, però veramente una botta in fronte a farle, a pulirle, quindi veramente...
per questo non c'è prezzo veramente. E poi ho preso tutti questi limoni sempre dal nostro albero, tutti bio, bellissimi. E adesso li metto in questo cesto. Non so dove metterli perché nel frigo praticamente è pieno. E quindi li metterò qua. Tanto comunque penso che qualcuno lo metto in frigo. Spero che non vadano a male in questo cesto, non lo so. Vi farò sapere. Ecco qua, sono anche decorativi. Che belli i miei limoncini. Sono sporchi perché sono naturali, io l'ho anche puliti comunque. Super bio, bio bio. Sono di sopra, ho appena letto tra i commenti del video di domenica. Mia sorella parla a bassa voce perché sta Max giù. E una ragazza ha detto per penitenza la challenge che abbiamo fatto, post-it challenge, ha detto devi scrivere come messaggio a Max sono incinta. Oddio, mi è scattata la lampadina, ha detto sì. Io che sono una persona che non ama fare scherzi e non ama torturarlo, adesso facciamo questo scherzo in diretta, voglio proprio vedere cosa mi dici. Adesso gli mando un messaggio, mi sta giù e scrivo amore, aspetta tu sto, non ho il coraggio di dirtelo in faccia, sono incinta. Madonna, mi piace. Oh, sì. Non cominciare da troppo. Logmax. È finita, tutta sta partita. Fuori gioco, fuori gioco. Logmax, spegni sta partita. Guardi tutta la televisione giù, spegni. È finita. Ah, è finita, butta la sta televisione, Maron. Ti ha mandato calcio. Ma ti è arrivato un messaggio? No, non è arrivato niente. È vero. No, non è arrivato niente. Vedi. Ma che c'è scritto? Niente. Che sei scema. Che c'è scritto? Che sei scema. Di che c'è scritto? Che sei scema. Ah no, sto scherzando. Che cosa? Quello che sta scritto sì, è vero. Vabbè, scherzetto. Ma che sta scritto? Sta scritto, non ho il coraggio di dirtelo in faccia, sono incinta. Guarda che è vero. Ma se questi scherzi. Non è uno scherzo. Ah, vuoi cucinare, ci ho fame. E quindi? Quindi niente. E che diresti se ti dicessi che sono incinta? Già l'hai detto, sto ridendo da 2 ore che non è vero. Sei contento? Dalla felicità. Ma perché ridi? È vero, sei contento. Lascia, va a cucinare. Guarda che è vero! E che devo fare? Bravo, complimenti! Lo fa dire! È proprio scemo proprio! Aspetto un bambino, da quando tempo? Da 3 mesi, ando bene in chiù! Andate com'è in realtà! Andate nella realtà com'è! Così è nella realtà, voi la vedete sempre dolci! Ma questo così è la realtà. Io lo metto tutto quel pezzo. Poi ti faccio vedere. Cucino molto. Una bella fresca fresca. Perché queste sono le bottiglie che ho mandato mia mamma, che ha fatto con i pomodori del nostro sticello. E poi ho pensato di fare le pappardelle. Che dici? Le pappardelle di Gragnano. Integrali. Però sono buone. Sono pappardelle di Gragnano. Integrali. Garofalo. E se no i rigatoni? Ma non ce la facciamo a muovere tutti i rigatoni, perché abbiamo avuto un imprevisto. Perché? Stanno arrivando ospiti all'ultimo minuto. Va bene, ma faccio sapere. Sto cucinando, questi mo li ho comprati, ve li volevo far vedere, sono troppo carini. Sono dei, come si chiamano, panni microfibra, che io l'ho messi qua. E ne ho comprati 2 veramente, uno anche nel bagno, perché questi li uso sia per asciugare qua la cucina, sia per pulirmi il viso. Ovviamente non gli stessi, diversi. Poi ve le volevo dire una cosa importante, perché nell'altro video alcune persone hanno detto, quando ho detto il fatto del lavello che si era macchiato, mi hanno detto, ma tu hai comprato la cucina da Mondo Convenienza e poi che vai trovando che la cucina non è buona. Ma quella, la mia cucina non è di Mondo Convenienza, questo vi volevo dire. Cioè, io feci il video che andai da Mondo Convenienza,
però poi la cucina non la comprai là, appunto perché era un po' scadente e poi ci voleva un sacco di tempo per aspettare, quindi ho detto no, lo devo dire, non è di buon convenienza, è una cucina di qualità, è vero mamma? Di qualità, di qualità, di qualità, e poi è completamente di legno, è fatta su misura per me, quindi non l'ho presa là. E niente, che è troppo bella la mia cucina. Adesso stiamo cucinando le pappardelle, tagliatelle con la pummarola, anzi pappardelle. Come sono, amore? Allora, come sono? Buone. La pasta con la salsa, non è che una cosa speciale. Semplicemente basta. Io volevo fare la lasagna e poi non me l'avete fatta fare. Mi sono fatta una bella doccetta, ho rifatto il letto perché stamattina non avevo avuto il tempo di farlo, sono scappata via, mi ho fatta addosso questa bella asciugamano con i cuoricini e adesso non abbiamo voglia di uscire, quindi penso che stiamo qua, ci rilassiamo un po' a casetta nostra e penso che ci faremo un po' di sushi qui a casa, quindi buono buono. Sono felicissima, anche perché fuori quanto è brutto tempo e fa freddo, non so voi, ma a me mi ricresce proprio vestito, cioè tutta bella calda calda, pulita e lavata. Sono un po', a volte vi dico, ma sono un po' pantofolaia, cosa mi è successo? Però io sono sempre stata molto amante della casa, mi piace molto stare a casa, godermi la tranquillità, quindi se posso evitare di uscire, stare qua con lui, adesso che comunque viviamo assieme, magari prima dovevamo uscire per vederci, adesso viviamo assieme, quindi spesso e volentieri facciamo proprio pantofolaia, siamo qua a casa. Logmax a tradimento. Sushino. Che bella tavola tutta preparata. Carpaccio, la tartare fatta dal mio amore, sashimi, un po' di rucoletta. Questa è la salsa che abbiamo fatto noi, eh? Abbiamo fatto sta salsina, salsina magica. Poi tutti i sushi qua, i nigiri. Ah, è il vino, ma perché mi hai messo pure a me il vino? Ma tanto io non l'ho bevo, fashion, ma io non lo bevo. Come? Fai finta. Buon appetito, mangiamo. Non mangiamo noi, se no, ma non mangiamo. Com'è la rossina? Ti ho detto quando la mangiamo prima questa assieme. Mi aspetto prima a te. Se ti succede qualcosa non me lo mangio. È lungo. Se lo fa, eh? I più buoni sono questi. Nigiri. Nigirone. Ha 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 ha!